Ed eccoci qui finalmente al resoconto del primo fantacalcio. Primo per il semplice fatto che quello che faccio con i soliti da 4 anni, per cui l'ho definito primo, poi c'è anche il secondo in cui siamo in 6 nella Lega, in cui ho anche portato anche diversi video sul canale già, perché di qua abbiamo iniziato la prima giornata di campionato vera e propria, quindi già ci sono diversi video. Mentre questo inizieremo la terza di Serie A, che per noi è la prima. Quest'anno è un campionato molto particolare perché ci sono ben 12 squadre, siamo in 12, sarà difficilissimo. Abbiamo messo tra l'altro anche 5 euro a testa di montepremi, che è un po' pochino, però vabbè, per non perdere troppo. Il primo riceverà 40 euro, il secondo invece 15 e il terzo 5, una sorta di rimborso spese, diciamo. Detto ciò, resta e tra l'altro poi a fine stagione tutti riceveranno 5 euro indietro. In realtà abbiamo dato tutti 10 euro, poi alla fine riceveremo 5 a fine stagione per eventuali. Comunque, vabbè, discorso che interessa poco perché ci interessa più che altro vedere la rosa che ho costruito. Mercato complicato in realtà, asta difficile perché eravamo in tantissimi, quindi usare le mie tecniche di aspettare fino all'ultimo e poi prendermi i migliori delle piccole a uno che nessuno si cagava è valsa solo per i difensori, per i centrocampisti purtroppo ho dovuto pagare tanto anche quelli, e così come per gli attaccanti in parte. Però devo dire che la mia squadra mi soddisfa in parte, nel senso ho preso tanti giocatori che ho anche nell'altro fantacalcio o che ho avuto in passato, però per il resto attacco forse potevo fare di più, però diciamo che innanzitutto eravamo in 12 e partiamo da 750 crediti, quindi già abbastanza difficile da gestire. Me ne sono rimasti 41, questo per info. Comunque me ne sono rimasti più o meno 41, anzi non più o meno 41, che potrò poi utilizzare eventualmente nell'asta di riparazione che ci sarà in quel di gennaio. Però già potete vedere qualche giocatore che ho preso. Tra l'altro poi uscirà sul canale anche il video della formazione che andremo a mettere appena prima che inizierà la prima giornata di campionato, che sarà in programma per venerdì, credo, o giovedì addirittura giocano, per cui c'è da sbrigarsi anche sotto quell'aspetto. Però c'è ancora qualche giorno di tempo e poi uscirà il video in concomitanza con anche quello relativo al secondo fantacalcio, ovviamente. Però andiamo a vedere un po' che ho preso e a quali cifre. Allora, in porta ho speso in totale 27 crediti. La mia idea era quella di andare a prendere un primo portiere forte e poi magari due portieri titolari ma di squadre piccole. Purtroppo l'ho fallita completamente perché diciamo i portieri sono usciti a troppo, avevo un po' paura di andare a rialzare troppo per non avere, perché avevo paura che poi spendessi troppo per gli attaccanti, ecco questo è un po' il discorso, cioè avessi pochi crediti da spendere per gli attaccanti e quindi sono andato un po' al risparmio e ho preso, ripensandoci, portieri sì validi, però diciamo molto rischiosi perché giocando tutti in squadre piccole, addirittura ho Karnesecchi come vedete che è rotto per un po', rischio comunque di subire tanti bonus a giornata. Infatti ho Vicario pagato 14, che non è neanche troppo, però comunque è rischioso, dovesse per esempio la prossima giornata l'Empoli affrontare una big e anche il Lecce me la prendo in quel posto, diciamo. Falcone ha pagato 12, anche lui secondo me è valido, però si è affiancato a un top, e poi Karnesecchi ha pagato 1. Quindi Karnesecchi secondo me potrebbe addirittura anche essere un potenziale titolare, purtroppo è infortunato, però quando torna secondo me il suo lo potrebbe fare. Dovrò fare qualche mese con Falcone e Vicario, anzi secondo me tutta la stagione, e sarà difficile, però chissà che magari con questo rischio non riesca comunque a fare bene. L'obiettivo è sempre arrivare tra i primi tre, come ogni anno.
Speriamo di riuscire a riconfermarci. Per i difensori invece ho speso 95 crediti in totale, per ben 8 difensori come vedete. Ho preso Biraghi a 26, che tra l'altro è precisamente il doppio di quello che è il valore su Fantagazzetta. Ce l'ho anche un altro fantacalcio, secondo me assolutamente valido. Buongiorno, l'ho pagato 9. Lui potevo prenderlo anche a 1 perché nessuno lo aveva chiamato, però poi l'ho chiamato io e me l'ero alzato giustamente. Io ho fatto un errore io, ma vabbè, ci può stare. Non sono questi 8 crediti che mi hanno cambiato il fantacalcio, nel senso. Però comunque, pagato 9, secondo me è un difensore valido che potrebbe assolutamente dimostrarlo durante l'arco della stagione. Non è un terzino, quindi non è che farà chissà quanti bonus, però secondo me il suo lo potrà fare. Poi abbiamo Karsdorp, che ho anche un altro fantacalcio, ho pagato 20. Per me è assolutamente valido, quindi l'ho voluto riprendere, anche perché di top che non costassero troppo c'erano pochi. Successivamente ho preso Kimmingué del Napoli, 26 l'ho pagato. Tantino, però secondo me essendo titolare può fare bene. Già ha fatto un gol che vabbè, ogni tanto ci può anche scappare, quindi chissà che non possa essere il colpo che svolta il fantacalcio. Vabbè, adesso non esageriamo, però avete capito. Nuitink 1, secondo me assolutamente valido come colpo. Parisi 11 pagato. Anche qui sono contento, ce l'ho anche un altro fantacalcio, mi piace tanto, quindi bene. Rezza, anche lui ha pagato 1, così come Valeri. Entrambe tutte scommesse, però sono giocatori che nelle proprie squadre giocano, e terzini che per me ogni tanto li proverò a schierare e possono magari fare bene comunque. La differenza, non dico tanto la differenza, però bene. Devo dire che il reparto che mi convince di più è il centrocampo, in cui ho speso 209 crediti per 8 centrocampisti, ed è quello che mi convince un po' di più. Soprattutto rispetto a un attacco che a posteriori, a mente fredda, non mi esalta particolarmente. Detto ciò, per quanto riguarda i centrocampisti, ho puntato ancora una volta su Brahim Diaz, pagato 38, anche perché di altri top non sono riuscito a prenderne, anche perché alcuni sono andati via cifre troppo alte e ho preferito comunque puntare su Brahim, che per me questa stagione farà bene e speriamo, anche perché lo ho entrambi fantacalcio. Successivamente ho preso Gyasi dello Spezia, che è un giocatore comunque molto offensivo, che se gioca fa il suo, ho pagato 6, anche poco in realtà. Pereira l'ho strapagato 50, però è un rigorista, dovrebbe comunque giocare se sta bene fisicamente, quindi credo valga il prezzo del biglietto. Così come Sabiri, anche lui ripreso a questo fantacalcio, 37 l'ho pagato, anche qui tantino, però batte i rigori, batte le punizioni, ha tanta qualità, quindi potrebbe fare diversi assist, un ottimo tiro da fuori, quindi potrebbe fare anche gol così a cappella. Secondo me anche Sabiri il suo lo può fare, quindi sono contento del colpo. Sono contento anche di Soriano in realtà, ha pagato 17, non è un giocatore top. Però è un giocatore che viene da una stagione deludente, quella dell'anno scorso, quest'anno comunque vorrà rifarsi e dovrebbe essere anche lui rigorista, per cui secondo me non è male come colpo. Sottil ha pagato 16, questa è la stagione della sua consacrazione, a Firenze è vero che tanta concorrenza, però secondo me dovesse confermare quanto di buono fatto anche col Twente in conference. Potrà certamente risultare molto molto importante sia la Fiorentina ovviamente, in primis, che anche al mio fantacalcio. Strefezza, pagato 19, pagato un po' tantino per un giocatore che a me piace tanto e che credo possa fare molto bene quest'anno. Così come Vlasic, pagato 26, scommessa perché non ha mai giocato in Serie A, però è un giocatore per me molto valido, che a Torino può fare bene con Juric, quindi pagato tanto anche lui, ma credo che sono andato a comporre un buon centrocampo. Anche qui, come ogni anno al fantacalcio, non vado a prendere nomi di grido, non l'ho mai fatto. Per fortuna però l'ha sempre funzionato come tecnica, perché sono sempre arrivato ai primi due volte primo, due volte secondo, quindi diciamo che ha sempre funzionato. Ho proseguito anche quest'anno nel non andare a puntare su top, top, top,
mi riferisco a giocatori di Juve, Inter, ma sono andato a puntare su giocatori forti in squadre piccole. Speriamo che possa funzionare anche quest'anno. Per quanto riguarda l'attacco, ho speso 51-52, 360, ho speso 366, 382 crediti per 6 attaccanti. E devo dire, ripeto, che è un reparto che non mi convince troppo. Per quanto non sia così scarso, Abraham ha pagato 308, pagato praticamente metà del budget per il semplice fatto che è l'unico forte rimasto, perché i vari Lukaku, essendo in 12, Lukaku, Immobile, Vlahovic, sono usciti tutti a più di 300 crediti. Abraham era uno dei top e io un top in attacco lo dovevo prendere, assolutamente. E quindi ho detto, paghiamolo tanto. Alla fine poi gli ultimi due che mi erano rimasti ho preso quello che rimaneva. Adesso poi comunque vi spoilerò già, sono Boateng e De Luca. Però secondo me il colpo Abraham è un colpo importante. Boateng pagato 6, scommessa della Salernitana, inizialmente giocherà poco, però un attaccante che per me può fare bene. Magari non farà 20 gol sicuramente, però magari in doppia cifra ci arriva. E io credo possa ogni tanto dare il suo contributo. Così come anche De Luca, pagato 1, secondo me è l'unico che poi alla fine sono rimasto con una casella, uno slot vuoto in attacco e mi sono preso De Luca 1. Attaccante comunque valido, è vero, giocherà poco, però se mentalmente si cala nel gioco di Giampaolo può fare bene, perché un attaccante che sposta gli equilibri, molto fisico, che crea spazio per gli inserimenti dei compagni, che comunque una di rigore svetta avendo una fisicità veramente importante sulle palle aeree, mi riferisco, e non solo. Quindi è un attaccante che se si mette in testa che ha delle buone potenzialità può fare molto bene, secondo me, De Luca. E quindi sì, sono caduto ma abbastanza in piedi, secondo me. E poi abbiamo Nico Gonzalez, pagato 28, colpo valido, ce l'ho anche l'altro fantacalcio, rigorista, quest'anno anche in questo caso è l'anno della sua consacrazione, e quindi secondo me può fare bene. E poi le prime punte di Lecce e Cremonese, delle due neopromosse, anche in questo caso scommesse, però sono giocatori, credo, assolutamente validi. Il primo è Cisei, pagato 16, che è una cifra anche abbastanza altina, però un attaccante con la vena del gol, e che ha già comunque fatto un gol e che secondo me può assolutamente fare la sua stagione, così come Dessers, attaccante anche lui con una buona vena realizzativa, deve calarsi nell'ambiente Serie A. L'ho pagato 23, che è tanto, però io penso possa far bene. Certo, una rosa non straordinaria, perché credo di avere una porta molto carente, un attacco discreto, non dei migliori, un buon centrocampo, una discreta barra buona difesa. Mi sono rimasti 41 crediti, potevo fare di più sicuramente, però considerate che avevo 11 avversari e tutti e 11 della rosa la dovevano finire, quindi era veramente veramente complicata come asta, però va bene così, la accettiamo. Prossima giornata che sarà contro vediamo un po' la sua rosa. Ah, ha già messo la formazione tra l'altro, vedete un po' qui la formazione in sovraimpressione, bella squadretta devo dire, bella squadretta, però poi ne parleremo tranquillamente, anche noi andremo a mettere la formazione ma a tempo debito. Detto ciò, mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi!